Gloria a Gesù. Vogliamo leggere la parola di Dio come sta scritto nel libro del primo re, capitolo 3. Il Signore sia lodato. E dice così la scrittura. Capitolo 3, primo re. Salomone si imparentò con il faraone, re d'Egitto. Sposò la figlia del faraone e la condusse nella città di Davide, finché egli avesse finito di costruire il suo palazzo, la casa del Signore e le mura di città di Gerusalemme. Intanto il popolo continuava a offrire sacrifici sugli alti luoghi, perché fino a quel giorno non era stata costruita una casa al nome del Signore. Salomone amava il Signore e seguiva i precetti di Davide suo padre. Soltanto offriva sacrifici e profumi sugli alti luoghi. Il re si recò a Gabaon per offrire sacrifici, perché quello era il principale fra gli alti luoghi, e su quell'altare Salomone offrì 1000 olocausti. A Gabaon il Signore apparve di notte in sogno a Salomone. Dio gli disse: chiedi ciò che vuoi che io ti conceda. Salomone rispose: tu hai trattato con gran benevolenza il tuo servo Davide, mio padre, perché egli agiva davanti a te con fedeltà, con giustizia, con rettitudine di cuore al tuo riguardo. Tu gli hai conservato questa grande benevolenza e gli hai dato un figlio che siede sul trono di lui, come oggi avviene. Ora, o Signore mio Dio, tu hai fatto regnare me, tuo servo, al posto di Davide, mio padre. Io sono giovane, non so come comportarmi. Io, tuo servo, sono in mezzo al popolo che tu hai scelto, popolo numeroso che non può essere contato né calcolato, tanto è grande. Da dunque a tuo servo un cuore intelligente, perché io possa amministrare la giustizia per il tuo popolo e discernere il bene e il male, perché chi mai potrebbe amministrare la giustizia di questo tuo popolo che è così numeroso? Piacque al Signore che Salomone gli avesse fatto una tale richiesta, e Dio gli disse: poiché tu hai domandato questo e non hai chiesto per te lunga vita, né ricchezze, né la morte dei tuoi nemici, mi hai chiesto intelligenza per poter discernere ciò che è giusto. Ecco, io faccio come tu hai detto e ti do un cuore saggio e intelligente. Nessuno è stato simile a te nel passato e nessuno sarà simile a te in futuro. Oltre a questo, io ti do quello che non mi hai domandato. Ti do ricchezza e gloria, tanto che non vi sarà durante tutta la tua vita nessun re che possa esserti paragonato. Se cammini nelle mie vie, osservando le mie leggi e i miei comandamenti, come fece Davide tuo padre, io prolungherò i tuoi giorni. Salomone si svegliò e capì che era un sogno. Tornò a Gerusalemme, si presentò davanti all'arca del patto del Signore e offrì olocausti, sacrifici di riconoscenza, e fece un convito a tutti i suoi servitori. Basta fino a qua, accomodatevi. Credo che sia un passo di scrittura che lo conosciamo tutta a memoria, cioè quelli che da tanti anni siamo nella grazia di Dio abbiamo letto questo passo di scrittura, l'abbiamo tante volte sentito, fratelli. Questa gloriosa richiesta, fratelli, che Salomone faceva a Dio, e mentre faceva richiesta offriva anche sacrifici, fratelli. 1000 sacrifici ha offerto a Dio. E Dio, fratelli, in sogno ci parla a Salomone e ci dà questa gloriosa notizia, che aveva ascoltato la sua preghiera, che lo avrebbe esaudito, gli era piaciuta la richiesta che aveva fatto,
mi hai chiesto con intelligenza, mi hai chiesto con sapienza addirittura, non mi hai chiesto ricchezze, non mi hai chiesto né vendetta dei tuoi nemici, mi hai chiesto un cuor savio di poter governare. Ebbene Salomone, io oltre a questo ti do quello che tu non mi hai chiesto. Noi molte volte quando andiamo a Dio e chiediamo qualcosa come se ce la dobbiamo strappare, come dire me la dà o non me la dà, ma Dio è sempre disponibile a darci di più di quello che noi chiediamo, perché Egli ci ama, fratelli. E che bello il verso 13: oltre a questo io ti do quello che non mi hai, che non mi hai chiesto. Però quando Dio fa una promessa, quando Dio promette qualcosa, fratelli, aggiunge sempre un se. Lo troviamo in tutte le promesse di Dio. Se cammini nelle mie vie, dopo averci promesso di darci tutto quello che ci ha chiesto, di dare di più, poi aggiungi se, se. E questo se, fratelli, è la rovina di tante noi. Questo se. Stavo riflettendo, stavo meditando questa parola in questi giorni, perché quando uno sta a casa, da un lato è brutto, da un lato è una benedizione di Dio, perché ho avuto la possibilità dalla mattina alla sera di poter meditare la parola di Dio. E questo passo di scrittura mi ha toccato in un modo particolare, fratelli, perché vedo in questo la storia di tanti credenti, la storia di tanti credenti che hanno fatto una grande partenza. Ecco, per me viene di pensare questo, vivendo momenti speciali, vivendo benedizioni, facendo esperienze con Dio, e perché no? Sono stati anche degli strumenti nelle mani di Dio. Pensavo questo qua, fratelli. E queste credenti, fratelli, molte volte assomigliano a quei ciclisti. Speriamo che ve ne intendete di ciclismo stamattina, perché vorrei portare un esempio. Se voi vi vedete una corsa dei bicicletti, ci sono alcuni che appena c'è la partenza, appena danno il via, partono, scappano in fuga, se ne vanno in fuga, lasciano a tutti indietro e se ne vanno, e prendono anche un gran vantaggio sul gruppo, e molte volte riescono a fare decine e no anche centinaia di chilometri soli, uno, due, tre, un gruppetto soli, una grande fuga, fratelli. E poi a un certo punto, a pochi chilometri, o la cosa più grave è quando è a pochi metri, vedono svanire il loro sogno, tutta la loro fatica, tutto il loro sudore, tutto il loro impegno svanisce, perché prima del traguardo sono stati, fratelli, soppassati di quelli che c'erano dietro. Una corsa sempre avanti, e poi a pochi mesi del traguardo ne vedono passare 5, 6, 7, 8, 10. È svanito il loro impegno, perché nel mondo si usa, fratelli, che sul podio salgono i primi tre che arrivano, vengono premiati il primo, il secondo e il terzo. Avete visto una corsa di biciclette, una corsa di macchine, una corsa di motociclette? Tre sul podio. Al primo una bella coppa, al secondo una coppa più piccola, al terzo una mini coppa. Una mini coppa. Però tutte e tre sono stati premiati, i primi tre, fratelli. Ma noi ringraziamo a Dio, fratelli, che con il Signore non funziona così. Le regole di Dio sono diverse, grazie a Dio.
Per Dio non ha importanza se tu arrivi prima, non ha importanza se arrivi secondo, se arrivi terzo, se arrivi quarto, decimo, centesimo, millesimo, l'ultimo, l'ultimo. Per Dio la cosa importante è che tu arrivi al traguardo. Se vi ricordate, fratelli, della parola di Dio, dice che chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Nella parabola dei lavoratori delle diverse ore, un talento è stato dato a quello della prima ora, un talento è stato dato, un denaro è stato dato a quello dell'undicesima ora. Per Dio quello che conta è la nostra fedeltà, il nostro servizio, la nostra obbedienza. Ci sono alcuni che sono più energici, che sono più scattanti, partono prima, ci lasciano indietro, non ha importanza. L'importante è arrivare al traguardo, gloria a Dio in eterno. Signore, dacci grazia. E pensavo, riflettevo che molte volte, e tutti scendendo nelle acque battesimali, promettiamo mare e monti. Io non mi ricordo mai che uno scendendo nelle acque ha avuto un dubbio. Quando noi diciamo promettete amare e servire Dio, di onorarlo, amen. Lo servirai per tutti i giorni della tua vita, amen. Con enfasi, con... Ma poi, fratello, molte di queste non li vediamo più, si spengono. Signore, dacci grazia. Non basta promettere amore o eterno amore, promettere consacrazione, temore, ubbidienza. Perché molte volte dobbiamo dire la verità. Quante volte battezziamo dei giovani e fanno scappare le lacrime, i genitori che piangono, i nonni che piangono, i parenti che piangono. È logico, no? Perché è una gioia, è un pianto di gioia, sono lacrime di gioia. Ma la gioia più grande, fratelli, possibile mai che quando scendono nelle acque battesimali piangiamo e poi piangiamo pure quando magari lasciano questa terra nella grazia di Dio? Dovremmo essere felici, gioiosi, perché abbiamo la speranza, se anche tuo figlio, mio figlio, il Signore se lo chiama nella grazia, abbiamo la gioia che un giorno lo vedremo. Dovremmo essere felici. Noi siamo felici quando un'anima è salvata. Gloria a Gesù. Dice il verso 10: piacque al Signore di avere fatto tale richiesta Salomone, che questa richiesta lo porta a pronunciare queste parole, fratello, gloria a Gesù in eterno, e gli dice che oltre a questo io ti do quello che tu non mi hai chiesto, ricchezza e gloria, tanto che non vi sarà durante tutta la tua vita nessuno che possa esserti paragonato. Però cominciamo a meditare qualcosa. Al verso 3 cominciamo a leggere: Salomone amava il Signore, seguiva e seguiva i precetti di Davide suo padre. Poi c'è una parola: soltanto offriva sacrifici e profumi sugli altri luoghi. Soltanto, leggendo velocemente non ce ne accorgiamo, non ci facciamo caso, però c'è soltanto questo. Soltanto ci fa riflettere, ma nello stesso tempo ci incoraggia, fratelli, che nella nostra vita molte volte ci possono essere tante e tante debolezze. E non pensate, perché c'è una piccola debolezza nella mia vita o nella tua vita, Dio è lì con il fucile che ti spara,
o ti ammazza. No, lui è fedele. Lui aspetta che io e tu togliamo quel vizio, che se è negativo. Togliamo quello sbaglio se è negativo. Lui aspetta con pazienza. Ma la parola soltanto è scritta, rimane. Soltanto, dice, offrì uno sacrificio e profumi sugli alti luoghi. Cos'erano questi alti luoghi, fratelli? Perché fin dall'antichità l'uomo ha avuto sempre la tendenza di servire una divinità sopra un alto monte. Si costruì una cattedrale in onore ai dei pagani sugli alti luoghi. Se noi guardiamo oggi dove sono le maggiori, diciamo, conventi, chiese, di tutti i tipi delle religioni, si cercano sempre luoghi strategici, che alti, alti, che possono dominare tutto. E non solo i pagani, ma anche il popolo di Dio aveva questa abitudine. In se stesso non era un'abitudine sbagliata che Dio condannava, fratelli, no, assolutamente. Lo vediamo, fratelli, che non era peccaminoso, che in Genesi 12, 7, 8, il Signore apparve ad Abramo e disse: io darò questo paese alla tua discendenza. Lì Abramo costruì un altare al Signore che gli era apparso. Di là si spostò verso la montagna a oriente, a Betel, e piantò le sue tende avendo Betel a occidente e Ai a oriente, e costruì un altare al Signore sul monte, su queste alture, fratelli. Lo stesso ha fatto Giacobbe nel capitolo 31 verso 54, fratelli, quando Dio lo ha benedetto, lo ha liberato da Labano. Dice: poi Giacobbe offrì un sacrificio sul monte e invitò i suoi fratelli a mangiare del pane. Essi dunque mangiarono del pane e passarono la notte sul monte. Ma più tardi, fratelli, più tardi, quando io ho letto, l'ho voluto, molte volte lo leggo di proposito, la lettura iniziale, che non passa un apice, non passa nulla della parola di Dio. Più tardi, fratelli, la legge di Mosè ha previsto la consacrazione di un centro di culto per il vero Dio, per il Dio di Israele. E se noi leggiamo, fratelli, in Deuteronomio, nel capitolo 12, da 1 a 5, queste sono le leggi e le prescrizioni che avrete cura di osservare nel paese del Signore, che il Signore, il Dio di tuo padre, ti dà, perché tu lo possegga tutto il tempo che vivrete nel paese. Distruggete interamente tutti i luoghi sugli alti monti, sui colli, sotto ogni albero verdeggiante, dove le nazioni che state per scacciare servono i loro dii. Demoliti i loro altari, spezzate le loro statue, darete alle fiamme i loro idoli di Astarte, abbatterete le immagini scolpite dei loro dei e farete sparire i loro nomi dai quei luoghi. Non farete così riguardo al Signore Dio vostro, ma lo cercherete nella sua dimora, nei luoghi che il Signore, il vostro Dio, avrà scelto fra tutte le vostre tribù per mettervi il suo nome. Là andrete. Adesso c'è un luogo scelto da Dio, fratello, dove bisogna adorarlo, servirlo. Qui stiamo parlando nel Vecchio Testamento, le parole che Dio disse a Salomone:
Oggi noi sappiamo, ecco, vorrei anticipare qualcosa. Oggi noi sappiamo che dove due o tre si radunano nel nome del Signore, vive la sua presenza. L'importante è adorarlo in spirito e verità. Ma torniamo alla nostra parola, questo soltanto. Mentre a Salomone il Signore gli rivela il luogo dove costruire il Tempio, a Gerusalemme, su Monte Moria, dove il Signore era apparso a Davide e a suo padre, dove Abramo aveva offerto o doveva offrire il suo figliuolo, che era figura di Gesù. Lì mi dovete costruire un tempio. E infatti, fratelli, in 2 Samuele 24, da 18-25, sapete la storia di Davide, fratelli. Quel giorno, dice, quel giorno Gad andò da Davide e gli disse: sali, erigi un altare al Signore nell'aia di Aruana, il Gebuseo. E poi questo Gebuseo voleva dare il luogo gratis a Davide. E Davide dice: no, io lo voglio pagare, perché io non voglio offrire a Dio qualcosa che non mi costa. Che bello quando noi facciamo qualcosa per il Signore con tutto il cuore, con tutta l'anima. Che ci costa, fratelli? Quante volte, fratelli, per venire nella casa di Dio dobbiamo lasciare delle cose importanti, e quasi quasi ci costa lasciarle per andare nella casa di Dio. Ebbene, lasciamoli se ci costa. Non vogliamo dare a Dio qualcosa che non ci costa. E qui noi vediamo che poi il Signore, Davide, pagò l'aia 50 sigli. Però si è andato in Primo Cronache, poi vedete 600 sigli. Dice: come mai? No, no, non c'è un errore. Perché lì ha comprato soltanto l'aia e i buoi. Lì invece ci parla di tutto il terreno che Davide ha comprato, fratelli. Perciò, vedete, solamente, soltanto, soltanto, come dire, Saro, Giovanni, Francesco, Maria, Nicola, come ci chiamiamo tutti, mi servono, mi temono, mi amano. Solamente, solamente, c'è questo solamente, che il Signore con pazienza aspetta che noi lo togliamo. Che noi lo togliamo. Infatti Salomone amava Dio, solamente offriva sacrifici e profumi sugli alti luoghi, non sull'alto, sugli alti, dove Dio aveva detto distruggerli tutti. Ti indico io un luogo dove venire e adorarmi. Dio sottolinea tutto, fratelli. Sottolinea tutto nella nostra vita e ci chiede di togliere quello che per noi è insignificante. Ci sono molte cose che per noi sono insignificanti, ma per Dio no. Per la parola di Dio no, fratello. Saldaci grazie. Sapete cosa dice in Luca 16:10? Chi è fedele nelle cose minime e fedele anche nelle cose grandi. Ma se noi non siamo fedeli nelle cose minime, non saremo mai fedeli nelle cose grandi. Fratelli, il suo amore Salomone lo dimostra con la sua offerta a Gabon, che era il principale fra tutti gli altri luoghi. Su quell'altare, dice il verso 4, offrì 1000 olocausti. 1000. Non si risparmia. Sta onorando Dio. Non guarda quello che uccide. Non guarda di quello che si sta privando. Sta adorando il Signore. A Gabaon, verso 5. Apparve di notte in sogno a Salomone e Dio gli dice: chiedimi ciò che vuoi che io ti concedo.
proprio nel momento dell'offerta, lì dove si apre, lì dove offre, lì dove dà tutto, Dio si rivela. Diamo tutto a Dio, diamo tutto il nostro cuore, la nostra vita, diamola a Dio, fratello, e vedrete come Dio si rivela nella nostra vita. E vediamo la gloria di Dio, la benedizione di Dio, gloria a Gesù. Qui vediamo, fratelli, che Salomone sbalordisce Dio con la sua richiesta, dal verso 6 al verso 9, queste belle espressioni: io sono giovane, io non so come comportarmi, da dunque al tuo servo un cuore intelligente. Ci sono quelli che sanno come si devono comportare, che sanno tutto. Ma beato sono coloro che veramente dicono: Signore, non so come comportarmi se tu non mi benedici, se tu non mi guidi, se tu non mi aiuti. Signore, il popolo è grande, io sono piccolo, non ce la faccio. Sì, sono il figlio del re Davide, sono l'erede, ma che ne vale se sono l'erede e non sono capace? Gloria a Dio in eterno. Sapete, il commento di alcuni studiosi ebrei dice che questo cuore intelligente significa un cuore che sente. Dammi un cuore che sente. Un cuore vuol dire che ascolta. Quello che chiede Dio, sapete che cos'è? Un cuore che ascolta. Ascolta, popolo mio, ed io parlerò. Dammi il tuo cuore, ascolta con il cuore, ed io parlerò. Signore, dacci grazia, aiutaci. Discernimento, sapienza. Che gloriosa partenza ha fatto Salomone. Che fuga! Salomone lasciò indietro tutti quelli del passato. Salomone sta lasciando indietro pure quelli che vengono dopo, perché la partenza di Salomone, fratelli, è stata veramente una fuga ciclistica, visto che abbiamo usato questa espressione, fratelli. Umanamente, quello che ha ricevuto Salomone, nessuno di noi ci poteva stare dietro. Nessuno di noi, fratelli. Verso 12: ti do un cuore saggio, intelligente. Nessuno è stato simile a te nel passato, nessuno sarà simile a te nel futuro. Infatti, se vi ricordate, persino la regina di Seba andò a Gerusalemme e quando vide lo splendore e quando udì Salomone, di quella sapienza che gli usciva dalla sua bocca, dice che svenne tutta di già di notare, rimase senza fiato, non aveva mai sentito un parlare in quel modo di sapienza. Gloria a Gesù. Soltanto Gesù un giorno ha detto: qui c'è più che Salomone, parlando di se stesso. Qui c'è uno che è più di Salomone. Salomone aveva soltanto parole di sapienza, Gesù aveva la potenza della parola, fratelli. Salomone una parola di sapienza, ma Gesù una parola che creava le cose. E la luce, sia la luce. E la luce fu. E qui il Signore gli dice a Salomone: se cammini, verso 14, nelle mie vie, osservando le mie leggi e i miei comandamenti, come fece Davide tuo padre, io prolungherò anche i tuoi giorni. Oltre a tutto quello che ti ho promesso, anche una lunga vita.
Stavamo dicendo che tutte le promesse da Dio iniziano sempre con un se, fratelli. Eh? Perché? Perché Dio non si mangia mai le parole. Fratelli, Dio non viene mai nelle sue promesse. E per non venire mai meno nelle sue promesse deve mettere un se. Se tu mi servi, io ti benedico. Se tu mi servi, io ti onoro. Se tu mi servi, io ti darò quello che tu mi chiederai. Eh? Quando Dio parlava con Giosuè, che cosa gli diceva? Se questo libro non si parte dalla tua bocca, e se tu osservi quello che c'è scritto in questo libro, se tu metti in atto quello che c'è scritto in questo libro, Dio parla sempre così, fratelli. Signore, dacci grazie. O tra questo io vi do quello che voi non mi chiederete. Ma se andiamo in primo re, nel capitolo 11, guardate che cosa c'è scritto. Che fece una fuga Salomone, lasciò tutto indietro. Ma mi sembra che ora tutti quelli che sono rimasti indietro, senza ricchezza, senza sapienza, senza tutte quelle benedizioni che lui aveva ricevute, lo stanno soppassando. Il re Salomone, oltre alla figlia del faraone, amò molte donne straniere, delle Moabite, degli Ammonite, degli Indumei, delle Sidonie, degli Ittei, donne appartenenti a popoli dei quali il Signore aveva detto ai figli di Israele: non andate da loro. Non vengono esse da voi, perché essi certo pervetteranno il vostro cuore per farvi seguire i loro dei. A tale donne si unì Salomone nei suoi amori ed ebbe 700 principesse per moglie, 300 concubine, e le mogli gli pervertirono il cuore al tempo della vecchiaia di Salomone. E le sue mogli gli fecero volgere il cuore verso ad altri dei. Il suo cuore non appartenne interamente al Signore, il suo Dio, come il cuore di Davide, suo padre. Salomone seguì Astarte, divinità dei Sidoni, e Milcon, l'abominevole divinità degli Amorei. Così Salomone fece ciò che è male agli occhi del Signore. Non seguì pienamente il Signore, come aveva fatto Davide suo padre. Fu allora che Salomone costruì sul monte che sta di fronte a Gerusalemme. Guardate dove arriva, dove arriva. Dio gli dice di distruggere. Lui sale e dice: costruì sul monte che sta di fronte a Gerusalemme un alto luogo per Chemos, l'abominevole divinità di Moab, di Malocchi, l'abominevole divinità dei figli di Amon. Il Signore si indignò contro Salomone perché il cuor suo di lui era, dice, si era allontanato dal Signore, il Dio di Israele. Non lo leggo più, fratello. Leggetelo a casa. Si sdegnò di Salomone. Una grande fuga. Una grande partenza, ma che me ne vale, che te ne vale, se poi non arriviamo alla fine. Signore, dacci grazia. E non solo per Salomone, così avvenne per Saul, così è avvenuto per Geroboamo, così è avvenuto per Uzia. Quando fu diventato potente, il suo cuore insuperbitosi si pervertì. Dice: ed egli commise una infedeltà contro il Signore e fu lebbroso fino alla sua morte. Ha perso la vita, l'anima. Eppure Dio l'aveva benedetto. Così è stato per Giuda, che si è perduta all'ultimo. Era tre giorni del traguardo. Tre giorni. Basta aspettare tre giorni e vedeva Gesù risuscitato. E lo vende. Si vende a Gesù.
Così è stato per Dema, che avendo amato il presente secolo. Così è stato per Anania e Saffira. E tante che ne conosciamo, fratelli. Tante che ne conosciamo. E che non sono più nella grazia di Dio. Signore, dacci grazia. Paolo, scrivendo ai Corinti, voglio andare veramente a concludere, nel capitolo 9, al verso 24, non sapete che coloro i quali corrono nello stadio, corrono tutti, ma uno solo ottiene il premio. Correte in modo di riportarlo. Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa, e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi per una corona incorruttibile. Io quindi corro così, non in modo incerto, lotto al pugilato, ma non come chi batte l'aria, anzi tratto duramente il mio corpo, lo riduco in schiavitù, perché non avvenga che dopo aver predicato agli altri io stesso sia squalificato. Squalificato. Quanti corridori vengono squalificati per droga o per altre cose? Squalificato per modi illeciti. Signore, dacci grazia. L'apostolo Paolo, quando scrive agli ebrei, fratelli, ci dice quelle parole gloriose, fratelli, di guardare a quel gran numero di testimoni che abbiamo intorno a noi, che molti sono stati segati, bruciati, uccisi, ma sono rimasti fedeli sino alla fine. L'apostolo Paolo, scrivendo ai Filippesi, non che abbia già ottenuto tutto questo, sia già arrivato alla perfezione, ma prosegue il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio: dimentico le cose che stanno dietro, protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Non sono arrivato, ma coro, coro. Non vogliamo fare una bella partenza e una brutta fine, fratelli. Vogliamo arrivare alla fine. Molte volte, fratelli, quante benedizioni, quante esperienze gloriose. Abbiamo visto liberazioni, abbiamo visto guarigione, abbiamo visto battesimo di Spirito Santo, abbiamo visto conversioni. E poi ci fermiamo prima del traguardo. Dice in Ecclesiaste: vale più la fine di una cosa che il suo principio. Fratelli, si vince soltanto quando arriviamo al traguardo. Piano piano, sorella, fratello, non ti preoccupare se gli altri ti soppassano. L'importante è che arriviamo al traguardo. Fratelli, io vorrei lasciare questa terra con un grande desiderio nel mio cuore, e credo che sia anche il vostro desiderio. Io credo che tutti vorremmo lasciare questa terra con le parole dell'apostolo Paolo: ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ormai mi è riservata la corona della giustizia, che il Signore, il giusto giudice, assegnerà in quel giorno non solo a me, ma a tutti quelli che hanno amato la sua apparizione. Non l'apparizione di qualche creatura, come oggi si stanno perdendo dietro l'apparizione. L'apparizione di Gesù vuol dire che abbiamo creduto nella venuta di Gesù. Abbiamo creduto nel suo sacrificio, nel suo amore, nella sua morte, nella sua resurrezione. E lo vogliamo seguire, anche se il mondo ci schernisce o ci beffa. Ma io voglio essere seguace di Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen.